Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Officina 3D Italia. Oggi siamo con Marco. Ciao Marco. Piacere a me. Siamo con Marco di Desktech. Ho detto con l'accento esatto, corretto, giusto perché corretto. Mi ha bacchettato un paio di volte. Master reseller di scanner professionali Scantech, giusto? Esattamente. Se vuoi fare una tua breve presentazione. Sì, la nostra azienda ormai si occupa da diversi anni, ormai abbiamo un'esperienza trentennale nel mondo della scansione 3D con l'obiettivo di fare reverse engineering, ispezione e modellazione 3D in generale. Mm-hmm. Quindi in questi anni ci siamo focalizzati in questo settore e abbiamo avuto esperienze con diversi costruttori di scanner. Negli ultimi anni abbiamo avuto un ottimo successo qui in Italia con la Scantech. La Scantech è ormai diventata leader mondiale di sistemi di scansione a lame laser blu e non solo, con altre mm-hmm. tecnologie, e sicuramente si è dimostrato un costruttore importante sul mercato. I loro prodotti ormai sono prodotti molto performanti, apprezzati dal mercato, e questo ci permette anche noi di poter dare ai nostri clienti soluzioni efficaci, soluzioni utili che migliorano i processi produttivi e permettono alle aziende quindi di poter competere a livello sia nazionale che a livello internazionale. Mm-hmm. Ok, oggi siamo qui appunto per vedere il nuovo prodotto di punta di iReal, o meglio il nuovo prodotto, l'ultimo scanner presentato di iReal, modello? iReal M3. M3, ok, sempre target business? Più che altro è un prodotto più da reverse engineering, sicuramente. Okay. È un prodotto molto versatile perché unisce più di una tecnologia, quindi sia una tecnologia a luce pulsata, molto utile per esempio per le scansioni di persone, corpi umani, quindi ha avuto una fortissima applicazione proprio in campo medicale, nel mondo del design industriale, e adesso questo prodotto è stato reso anche più performante anche sull'acquisizione di componenti anche un po' che si avvicinano più per il mondo della meccanica, sempre con l'obiettivo del reverse. Perché? Perché hanno introdotto, oltre a questa tecnologia, anche le lame laser infrarosso. Okay. Questo ha permesso di raggiungere anche dettagli molto importanti e di riuscire anche a copiare superfici complesse come superfici lucide, superfici nere, che generalmente fino adesso per questa categoria di prodotti richiedevano l'opacizzazione del prodotto, della superficie. Okay. Invece tramite questa tecnologia nuova, questo prodotto che combina queste due modalità di scansione, è possibile affrontare efficacemente l'acquisizione anche di questo tipo di superfici. Ok, giusto per dare un'area geografica della tua azienda, voi operate in tutta Italia? Noi siamo nelle Marche, nel okay. centro Italia, e abbiamo clienti dalla Sicilia fino al Veneto, al Piemonte, quindi okay. copriamo tutta l'Italia e riusciamo a dare un supporto importante. Logicamente noi siamo i master reseller per l'Italia, ma ci avvaliamo anche di alcuni sub reseller in Italia che ci aiutano a coprire efficacemente il territorio, perché oltre ad avere un prodotto importante, crediamo che sia altrettanto importante dare un servizio di qualità, un servizio puntuale. Assistenza. È fondamentale perché i clienti devono avere sia un buon prodotto, ma devono essere seguiti, anche giusto. Perché queste tecnologie si evolvono velocemente con il tempo, e quindi specialmente con la parte software. Quindi è importante che il cliente sia aggiornato sulle nuove versionalità, sulle nuove potenzialità di questi prodotti, in modo da poterli utilizzare sempre in maniera più spinta, per okay. così dire. Okay. Ci fai vedere che scansioniamo una scarpa oggi. In questo giusto? Caso parliamo di una scarpa. La cosa interessante di questa scarpa è che unisce più materiali, materiali anche effetto carbonio, lucidi, mm-hmm. opachi, e quindi tutta una serie diciamo di problematiche a livello di superfici. Il software che è possibile già vedere qui a monitor è un software anche creato in maniera molto intuitiva e molto veloce. Usiamo subito questa nuova modalità prevede l'acquisizione innanzitutto del piano e i target posizionati sul piano. Beh, questa modalità permette tramite l'acquisizione di target anche di creare un limite oltre il quale non copiare. Okay.
Quindi è fondamentale, perché sennò mi ritroverei probabilmente anche a dover accoppiare il piano e anche a dover poi ripulire la scansione successivamente, con logicamente lungaggini, calcoli più lunghi e quant'altro. Certo. Quindi tu adesso hai creato il piano scansionando i punti, i target, giusto? Esattamente. Okay, target. A questo punto comincio a copiare direttamente la superficie, l'oggetto. Ed è subito possibile vedere in tempo reale il risultato di scansione. E il risultato, beh, intanto vediamo che è sia a colori e ti replica benissimo anche le texture, come dicevi, esatto, tu, giusto? Andiamo a prendere, esatto, in questo caso è uno scanner a colori. Ok. Sto usando la modalità a colori. Ok. E nel mentre che scansioni questi prodotti, tu dicevi reverse engineering come, diciamo, main target di questo scanner, giusto? Esattamente. Ok. Quindi in questo caso abbiamo una scarpa, ma potevamo avere qualsiasi oggetto. Mm-hmm. Abbiamo preso questo modello sia per far vedere la bontà del risultato del colore, okay, che anche la capacità anche di copiare anche superfici più complesse, più difficili anche a volte da copiare con altri prodotti, diciamo, similari. Ok. E sto usando proprio le lame laser infrarosse e sto copiando per esempio anche la parte interna. Cosa interessante dell'ultimo di questo software, che mi permette anche di avere in tempo reale il risultato cromatico della bontà del risultato di scansione. Ah, ok, quindi se è verde vuol dire che è stato scansionato bene. Correttamente, tutte le parti corrispondono ai parametri che abbiamo dato. Più è arancione, rosso, peggiore, esatto, è la scansione. La qualità della, okay, scansione. Volevo far vedere una cosa molto interessante che mi ha stupito quando ho provato un altro modello io a casa. Che c'è un LED nello scanner che ti indica quanto vicino, se sei vicino, se sei troppo distante. Esatto, giusto? Se vuoi inquadrarlo, è quello che si trova qua. Se mi avvicino troppo, eccolo. Diventa rosso. Se mi allontano, mi aiuta a capire se la distanza è quella corretta o meno. Quindi tu paradossalmente puoi guardare solo lo scanner senza guardare il computer. Assolutamente. È vero che poi nell'utilizzo quotidiano si memorizza la distanza corretta, mm-hmm, dello strumento, quindi si guarda meno questo parametro. Quasi una memoria muscolare. Esatto, una memoria visiva sicuramente del tipo di movimento corretto che deve fare lo scanner. Okay. Fatto questo, la scansione è finita. Adesso questa è una scansione fatta, diciamo, relativamente in velocità, no? Una scansione molto dettagliata per utilizzo finale, quanto impiega? Dipende molto anche dalla grandezza del pezzo che andiamo a scansionare, ma ormai si parla davvero di pochi minuti comunque di scansione. Quello che sicuramente fa la differenza è la potenza dell'hardware. Okay. Lo strumento acquisisce con fino a 60 frame al secondo, quindi ha un tempo di acquisizione, una velocità di acquisizione importante. Il PC su cui è installato il software, che gestisce il sensore, sicuramente fa la differenza, certo, sia in termini di acquisizione, ma soprattutto in termini di calcolo. Quindi, okay, è importante legare a un buon prodotto anche una buona PC, una buona macchina. Beh, per, certo, rendere il processo più fluido possibile, in modo che non ci siano intoppi vari, quindi la giusta quantità, mm-hmm, di memoria, un processore adeguato, una scheda video altrettanto adeguata. Okay. Utilizzo finale di questa specifica scansione potrebbe essere, giusto anche per dare un contesto, no, a chi guarda questa scansione. Sì, ma questo potrebbe essere l'obiettivo di fare una riprogettazione di un articolo, okay, magari di cui questo è un articolo che poi viene ad esempio realizzato manualmente. Se dovessimo riprogettare questa scarpa dandogli delle varianti eccetera, questa scansione può essere la base per poi fare un nuovo progetto. Può essere utilizzata per fare un catalogo online, okay, dato che c'è un fotorealismo importante su questo prodotto.
e per fare tutta una serie di considerazioni anche in fase di analisi su quel tipo di progetto. Quindi le applicazioni in realtà oggi per gli scanner 3D sono infinite, cioè si può utilizzare uno scanner per riprogettare, per portare il mondo fisico in mondo digitale, fare qualsiasi tipo di analisi, analisi funzionale, analisi di design, eccetera. E poi si può replicare il mondo digitale in mondo fisico tramite le più svariate tecnologie di stampa 3D. Quindi in realtà, grazie oggi alla bontà di questi tipi di sensori, di scanner 3D, si chiude un loop, la possibilità di trasformare idee in mondo fisico tramite stampanti 3D e portare il mondo fisico in mondo digitale. Sarà argomento di un altro video la precisione, perché abbiamo scanner molto 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 precisi. Questo a quanto arriva, giusto per dare un'idea indicativa? Qui stiamo vicino ai 5 centesimi come precisione, tra 5 centesimi e un decimo. È uno scanner, dicevamo prima, più per non con una vocazione di controllo qualità, quindi controllo dimensionale, ma per un discorso di reverse, quindi per avere una traccia per poter poi fare altro. Okay. Poi la Scantec è di fatto molto forte, molto performante nel realizzare scanner per uso metrologico, quindi con precisioni centesimali, acquisizione di punti, una velocità di acquisizione di punti incredibili. Esistono altri scanner di questo costruttore che addirittura riescono su 49 metri cubi di scansione ad avere una precisione di 8 centesimi. 49 metri cubi, 8 centesimi. È impressionante cosa stanno riuscendo a fare. Noi siamo davvero contenti di questa azienda e della velocità e della qualità con cui continuano a fare degli upgrade sui loro prodotti. Ecco perché davvero consideriamo la Scantec un partner fondamentale per noi e stiamo facendo un lavoro importante qui in Italia proprio per far conoscere questo tipo di tecnologie. Benissimo. Marco, io ti ringrazio, è veramente tutto molto affascinante. Sicuramente faremo degli altri contenuti insieme, quindi è un viso che vi tornerà familiare. Ti ringrazio ancora del tuo tempo e ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Grazie Andrea. Grazie ragazzi, ciao, alla prossima.